God Save the Wine, finalmente la nostra serata estiva, ormai tradizionale, sulla terrazza dell'Hotel Baglioni, e abbiamo raccolto un po' il meglio della Toscana, dell'Italia, per prepararci all'estate. E fra i vari panorami che ci piacerebbe visitare quest'estate c'è la Val di Cornia, Filippo, che è una... Ci siamo con Filippo Volpi di Tenute del Cerro, che ovviamente ha il suo cuore pulsante a Montepulciano, ma si è scoperto questa tenuta che si è rivelata un piccolo tesoro in Val di Cornia. Assolutamente, buonasera Andrea. Buonasera a tutti, sì, è assolutamente un tesoro. Questa è una tenuta a Monte Rufoli, situata a Monteverdi Marittimo. Sono 16 ettari di vigna abbracciati completamente da 1000 ettari di bosco. La sede dell'azienda è la storica stazione mineraria da cui partivano i treni con i minerali estratti appunto in azienda, con destinazione Piombino per le acciaierie, quindi terreni estremamente minerali, esposizione completamente a ovest. Abbiamo i vigneti dai 250 ai 450 metri di altitudine, in particolar modo i due vigneti di Sangiovese, che sono due vigneti da un ettaro ciascuno circa, sono quelli più alti, quindi si va dai 400 ai 450 metri di altitudine. Il Sangiovese in quelle zone laggiù non è la sua zona ideale, ma in certe condizioni di esposizione di suolo e di altitudine si può fare, quindi appunto questo è rosso, si chiama Poggio Miniera, appunto perché comunque la zona mineraria viene fuori. C'è questa bottiglia un po' particolare, no? Questa spalla alta squadrata che però rievoca un po', non so, il ferro, rievoca, ha un non so che di particolare. È una bottiglia sicuramente importante, volevamo tributare un po' l'importanza anche con il packaging a questo vino, che comunque io scherzosamente spesso amo dire che è la risposta a chi dice che il Sangiovese sulla costa non viene, no? È un vino... Direi che finora esempi così eclatanti non ce n'erano, probabilmente era un vino che mancava. Sì, probabilmente sì, devo dire che non siamo gli unici, ma ci sono pochi esempi, proprio perché forse chi è partito sulle zone costiere della Toscana, diciamo 50-55 anni fa, a far vino di qualità, ha deciso che il Sangiovese lì non veniva. In realtà questa è una, secondo me almeno, poi sono un po' di parte, sai. Vabbè, è una dimostrazione che qualcosa si può fare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, direi che non diventerà mai la regola il Sangiovese in quella zona, ma questo rosso, questo Poggio Miniera sicuramente vale la pena assaggiarlo, perché tira fuori un lato sanguigno, territoriale, minerale, ferroso, poi sarà la suggestione, no? Però effettivamente è un Sangiovese che può crescere, nasce solo lì, perché non esiste niente di simile in tutto il resto della Toscana, quindi anche solo per aver scoperto il nuovo terroir direi che bisogna brindare. Assolutamente sì.